a questa ennesima puntata di Musica, Parole e Racconti di Viaggio. Nuova puntata del nuovo anno. La nuova del nuovo anno. Come sapete, qui noi si parla di viaggi, ma si parla di viaggi appostati alla musica, alle parole. E raccontiamo le nostre sensazioni, sperando di poter tornare quanto prima a viaggiare in sicurezza. Siamo a distanza, vedete, siamo a distanza di sicurezza, quindi non vi preoccupate su questa cosa. E facciamo oggi avremo una puntata speciale, perché abbiamo il nostro solito compagno di viaggio, che lo facciamo entrare immediatamente, la guest star, eccolo qua, Stefano Massari, dimagrito Stefano, perché si sta preparando per l'estate, ok? È un po' contento perché adesso ha lo special one con lui il prossimo anno, quindi potrà... lo special one, non stai parlando del porto, vero? No, stiamo parlando di José Mourinho. Sapete, Stefano è grande tifoso della Lazio, quindi diciamo che si è frizzato in questo momento. Stefano Massari ha abbandonato Stevia. Capito? si è frizzato in questo momento. Grande tifoso della Roma, e quindi grande gioia per lui, perché accoglieranno un grande allenatore. Di solito le squadre... diciamo, si vincono con i giocatori in campo, non con gli allenatori in panchina, però va bene lo stesso. Stiamo parlando anche troppo battuta, Stefano. Eccoci qua, quindi Stefano, ma oggi abbiamo una puntata veramente speciale, perché devo ringraziare personalmente due grandi personaggi del turismo italiano, che rappresentano, sono le più alte cariche all'interno del turismo, ormai possiamo dire una realtà importantissima del turismo italiano, che è il gruppo Nicolaus. Quindi diamo il benvenuto con noi quest'oggi alla grande amica prima di tutto, capito, direttrice vendite Isabella Candeloro, direttore commerciale Nicolaus. Benvenuta. Ciao, grazie Antonio, grazie a tutti, bellissimo essere qui con voi e forza Lazio sempre! Eccola qua! Andate, Stefano, lo sai che scherzo, sono lupacchiotta, in fondo sono lupacchiotta! Direttore, soprattutto sei Ternana, quindi ti perdono. No, sono Ternana e con, giusto una nota così calcistica, le grandissime fere, appunto la squadra della mia città, che finalmente riemergono da questa melma della serie della Lega Pro e rientriamo in Serie B con un grande presidente. È una piazza che importante, è veramente molto calcisticamente molto importante, quindi grande Ternana, grandi le fere. Mi pizzica, mi mozzica, ma lascialo pizzicare, come si sempre diceva. E accogliamo all'interno del nostro salotto invece un altro carissimo amico, responsabile rete vendite proprio per il gruppo Nicolaus e Rete Diamond, Alberto Giorgio. Ciao. Grazie. Alberto, buongiorno a tutti, è un piacere stare con voi e consentitemi, a questo punto aggiungo anch'io una piccola chicca sul discorso calcistico, no? Ieri girava sui social questa fotografia della classica casupoletta dell'ufficio del custode, no? In ogni condominio, e c'era scritto Guardiola alla Lazio. Bellissima. Esatto. Bellissima. Quindi voglio dire, insomma, non sono romano, non voglio far rosicare i tifosi laziali, però insomma era carina sta era cosa, simpatica era esatto. Sei di Sondrio, c'hai una cadenza dire lombarda altesina, che dici? Sì, è vero. Beh, insomma, c'è un po' cerco di inserire all'interno dei vari incontri un po' quel dialetto un po' miscelato che va dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Però. Bene, parliamo del gruppo Nicolaus. Il gruppo Nicolaus, Isabella, che ormai è diventato leader italiano del settore, diciamo che è l'alter ego dell'altro colosso italiano, che è il gruppo Alpitour, tanto
lo sappiamo ormai su questa cosa, ma sul mercato Italia Nikolaus è ormai è un marchio molto, molto forte. Beh, diciamo che sul mare Italia, senza peccare di falsa modestia, siamo fra i leader, se non il leader, nel senso che la nostra programmazione con vari marchi, quindi che sia Nikolaus Club, che sia Valtour, che è marchio storico, che personalmente ho tatuato addosso avendo militato nella prima Valtour per 20 anni. Siamo gente Valtour, esatto, coloriamo esatto. Il mondo sempre di blu. Se, tante le sigle, ce le ho tutte registrate. Poi tra l'altro io vengo dal mondo dei villaggi, perché la mia nell'era glaciale, nell'età del bronzo, ero anche, vero, sono stata vero, anche vero. Un'animatrice. Quindi tornando a questa azienda fantastica che io e Alberto rappresentiamo, riteniamo veramente che sul Mar Italia, con questi due importanti marchi, quindi a livello di club, noi oggi ci presentiamo con 26 villaggi turistici, più tutta una programmazione diciamo che tecnicamente è inserita nel contenitore selection e quindi generalista, quindi non alberghi a marchio Nikolaus Club o Valtour, ma appunto, lo dice la parola stessa del contenitore selection, sono una selezione di hotel dove noi insomma facciamo numeri importanti, alberghi che vanno dalle 3 alle 5 stelle, quindi una bella varietà di prodotto, un po' per tutti i gusti, no? Quindi in questo momento, così ancora un po' incerto per n motivi, dove l'estero in questa prima fase, perché poi fondamentalmente noi riteniamo che l'estero ripartirà, la nostra programmazione è essere una programmazione molto importante con il marchio Valtour, e tra l'altro non ci dimentichiamo che l'estate scorsa i nostri proprietari, questi due giovanotti cinquantenni iperrampanti, Roberto e Giuseppe Pagliara, ci hanno regalato il marchio dei viaggi del Turchese. E questo è stato, parlare anche di questo. Questo è stato un grande regalo, Antonio. È stato un grande regalo perché nel nostro gruppo, appunto, che poi è gruppo non solo per il tour operator, il nostro è un gruppo perché in realtà sopra al tour operator c'è una holding, perché esiste il tour operator, esiste poi la società di gestione, perché abbiamo 3 alberghi di proprietà, esiste la società immobiliare, insomma è un'azienda abbastanza complessa, e quindi per questo, no, gruppo, non solo perché all'interno del tour operator ci sono vari marchi. Quindi l'estate scorsa, in piena, no, caos tra pandemie, ripresa delle vendite, telefoni impazziti, bonus vacanze, che ce l'ho, queste rughe sono del bonus vacanze, ci convocarono in riunione e ci dissero che avevano acquisito il marchio dei viaggi del Turchese, che si incastra perfettamente all'interno del nostro portafoglio prodotto, perché Turchese, che voi agenti di viaggio conoscete benissimo, marchio storico, un marchio importantissimo, un marchio che ha accontentato tantissimi clienti, da famiglie a giovani a coppie, che magari volevano da una vacanza un prezzo interessante, un rapporto qualità-prezzo importante, per poi godersi il territorio e quant'altro. Quindi accanto a due marchi che Nikolaus Club Mar Italia, Valtour Italia Estero, con prezzi medio e Valtour medio, no, alti, un prezzo per una qualità di prodotto di un certo tipo, si incastra perfettamente Turchese, perché andiamo, come dire, ad accontentare, a mettere in agenzia un catalogo per un cliente che magari ha meno pretese di animazione, di intrattenimento, cioè gli interessa di meno, gli interessa un prezzo buono, la qualità del prodotto, appunto, del cappello Nikolaus. Isabella, che alla fine siete riusciti a diciamo prendere a 360 gradi tutto, sì, il mondo del turismo. Sì. Da una parte c'erano i generalisti, i famosi tra virgolette brand minori, ma che poi alla fine erano i brand che facevano più numeri, perché sono i brand mass market, dove si va veramente sulla massa, per poi arrivare a specializzare sempre di più con altri due brand, e quindi a salire fino ad arrivare al marchio Valtour, che anch'io
non ho tatuato perché non ho lavorato per Valtour, ma ho fatto lavorare perché le mie vacanze, soprattutto dei miei figli, non si potevano non farli in Valtour. Sì. Guarda, hai fatto una fotografia perfetta. Su quello mi dispiace, sono di parte. L'ho cantata, sì. Ho visto molti club Valtour, tra cui bellissimo, adesso vabbè, non è più Valtour, lo devo dire, TH Resort, in questo caso mi dispiace, lo devo dire. È il Capo Calavà, mi sono innamorato della Sicilia partendo da Capo Calavà, però vabbè, il Sestriere e tanti altri club Valtour hanno fatto la storia, dai, nel tempo. E la speranza che con il gruppo Nicolaos, penso che la pensi con me anche Stefano, questi marchi che sono, diciamo, marchi da rispolverare, rimettere a nuovo, perché sono stati il fiore dell'occhietto del turismo italiano. Quando sento Valtour mi viene la lacrima un pochettino, Alberto con il Viaggio dell'Elefante, cioè tanti altri, Ventaglio, Eurotravel, mi viene la lacrima, sì. Veramente a pensare ai Viaggi del Ventaglio, e anche perché è morto il titolare poco tempo fa, questo marchio storico che ha fatto veramente la storia, era il marchio a cui seguire. Stefano, cosa ne pensi? No, assolutamente d'accordo, sono marchi straconosciuti, strutture straconosciute, ecco, col lavoro di Isabella da qualche anno, ecco, l'anno scorso ho avuto anche la fortuna di conoscere direttamente Alberto e passare qualche giorno al club. Sì, no, questa cosa non me gliel'ho detto, la famosa macchina, capito, Massari Costantini. Mamma mia, che coppia! Che coppia, ragazzi! Non conosco nessun Costantino. Mamma mia, che coppia verso la Calabria! Non conosco. No, ecco, dicevo, a parte tutto, noi dall'anno scorso personalmente come agenzia abbiamo intrapreso un percorso con loro che ci vede prontissimi anche quest'anno. A utilizzare anche il nuovo booking, ho visto, l'ho provato in questi giorni, molto molto efficiente, speriamo che non si intoppi in altra stagione, perché sennò ti vengo a cercare a Terni, sapè? Austuni. Ci andiamo a mangiare la frittura, ci capiterai prima o poi, ti trovo per strada da qualche parte. Alberto, a proposito, con il signor Costantini sa dove abita, quindi vengo a cercare a voi in caso di intoppo. Sia Alberto che Giorgio li cerco tutti e due, ovviamente. Diciamo che è uno strumento di lavoro nuovo, innovativo, molto bello e funzionale. Questa è una cosa molto molto importante. A proposito, Alberto, mondo Diamond, abbiamo parlato di mondo Nicolaus, all'interno del mondo Nicolaus vado a toccare il tuo settore, il mondo Diamond. Assolutamente sì, però come è accaduto pochi minuti fa, una piccola coda su quello che si raccontava pochi minuti fa. Io da piccolo ho trascorso le vacanze nei villaggi Valtour, da quando ero piccolo, sono passati un po' di anni. Ricordo che io tornavo a casa con due, avevo provato due sensazioni. La prima, di aver trascorso una vacanza meravigliosa insieme ai miei genitori e alle mie sorelle. Ed è quella la filosofia di allora che i nostri azionisti hanno riportato nella nuova Valtour di quest'anno, chiedendo appunto il contributo del top management di Isabella, che ha tatuato il marchio Valtour. Ma è anche vero che tornava a casa anche un po' dispiaciuto, no? Contento per la vacanza, ma dispiaciuto perché ero sempre quello che nella famiglia aveva il numero di pallini più piccolo, più limitato, no? Perché a suo tempo la Valtour, per andare a prendere una Coca-Cola, bisognava utilizzare i famosi pallini colorati. Isabella, che tu ricorderai. Bene, detto questo, Antonio, il mondo Diamond è un più che, diciamo, è un club che oggi vede su scala nazionale 143 imprenditori che collaborano con il gruppo Nicolaus, che diciamo, aggiungendo a questa numerica anche delle agenzie che hanno più punti vendita, arriviamo a una numerica di 200 agenzie su scala nazionale. Il nostro concept è quello di posizionare
queste bandierine non solo su scala nazionale, ma dare la nostra maglia, dare un distintivo a chi se lo merita, a chi ha un profilo professionale come il tuo, in tutta l'area, diciamo, dove tu operi, dare una serie di opportunità per differenziare, grazie a un discorso anche di meritocrazia, chi produce, chi sposa una partnership come quella che vede il nostro gruppo insieme alle Diamond, e quindi attendere, fare in modo che ci sia sempre una collaborazione più stretta, che ci sia una condivisione di strategie, di progetti e anche di visione e anche di mission, perché su questo dobbiamo lavorare. Nulla si mette in pista in modo approssimativo, ma come hanno dimostrato i nostri azionisti, Isabella prima parlava del discorso di Turchese, quando l'anno scorso io ero a Milano e arriva un WhatsApp che Nicolaos aveva, c'era stato un comunicato stampa che aveva acquisito Viaggi del Turchese, i nostri azionisti hanno dimostrato di avere due cose importanti: visione e mission. Perché non vorrei dire una stupidaggine, mi sa che durante la bit di Milano era possibile. No, dopo. Io ero a luglio a tavola. Luglio, per fortuna era arrivato già la frutta. Perché quando era piena estate, proprio nel caos più totale. Era tra il 30 e il 31 luglio che ero a Milano. Però ripeto, hanno dimostrato, e questo è importante che diciamo le agenzie Diamond l'abbiano percepito e ci siano anche stati vicini l'anno scorso, che non era un anno semplice. Ma ripeto, sono indicatori importanti, hanno dimostrato, ripeto, i nostri azionisti in un momento di difficoltà di voler investire, di voler mettere in pista strategie e obiettivi, e quindi in primis anche condividerle con le agenzie Diamond che noi abbiamo sul territorio, e questo ritengo che sia un qualcosa di estremamente intelligente e che ci può portare a lavorare sempre di più con una distribuzione organizzata, professionale, e che possa condividere con noi, ripeto, dei progetti, delle idee, insomma, per differenziare anche un'agenzia importante come Criluma Viaggi. Noi siamo fieri e orgogliosi di avere questa agenzia all'interno del nostro panel, come nel nostro Club Diamond, per cui insomma c'è tanta strada da fare, ma con le persone giuste vuol dire... Si è frizzato con le persone giuste, sicuramente si può fare. Allora, abbiamo imparato a conoscere gli addetti ai lavori, lo conoscono molto molto bene il mondo Nicolaus, anche i non addetti ai lavori. Abbiamo imparato a capire adesso sono i cavoli vostri, come si dice da noi, perché andiamo più sul all'interno. Stefano, perché io domande di Cabani, io curo Langetta, se voi lo vedete bene, Edoardo e Langetta può cantare tranquillamente La scimmia balla. Io curo, diciamo, la parte meno seriosa di questa cosa che organizziamo, che si chiama musica, parole e racconti di viaggio. Non ho però missioni, perché quello invece sono in chiesa. Edoardo, ma ci piace tantissimo a noi questa cosa, e ti aggiungo che, scusami se vi rubo due minuti, ma durante i nostri webinar un agente di viaggio, un pazzo modello, diciamo, i due signori che abbiamo, pazzo in senso positivo, Stefano e un certo Antonio, scherzando fecero una sorta di jingle con il nome di un nostro villaggio. Mm-hmm. E da lì è partito un film, perché praticamente abbiamo fatto il Nick Karaoke. E quindi, ma ci siamo messi in prima battuta noi, io, il direttore prodotto, il direttore marketing Alberto, a inventarci con delle canzoni note dei jingle con i nomi dei nostri villaggi. Ma c'è, poi abbiamo attivato un WhatsApp per gli agenti di viaggio, ma c'è da morire dal ridere. Monteremo poi tutto e magari ve lo mandiamo, perché veramente abbiamo scatenato, perché poi gli agenti di viaggio sono fantastici, no? Perché è un mondo di matti, ma nel senso, devi avere un pizzico di follia per fare l'agente di viaggio. Stefano, tampone sì, tampone no. distanziamento no, green pass sì. Adesso la rifaremo la nuova canzoncina, ma facciamo una bella sigla, no? Sulla base 1, 2, 3 e allora io
per riportare un attimo ordine, perché adesso siamo passati dal serioso al veramente poco serioso, ma va bene così, a noi va benissimo. Io interpellerei Stefano per far capire a tutti come funziona questo format. Quindi il primo a rispondermi è Stefano, poi a seguire tutti gli altri, compreso. No, no, io sono fuori questa volta, voglio no, sentire. No, no, niente. Vabbè, vediamo, sei velocissimo. Dentro, guarda, nell'inquadratura ci sei. No. Ok, allora io dirò un nome di un artista e il titolo di una sua canzone. Stefano risponderà con, ovviamente mantenendosi sull'argomento del giorno, quello che quel brano scaturisce in lui. Okay, la cosa bella è la puntata con Costantini, che è un noto conoscitore di canzoni italiane, okay? solo italiane, gli abbiamo fatto parlare di canzoni tutte straniere. Allora Stefano, vai. J-Ax, Ostia Lido, perché parliamo di turismo di prossimità, di Mare Italia, quindi J-Ax, Ostia Lido. Che cosa mi fa venire in mente? J-Ax e Ostia Lido? Dacci qualcosa di irripetibile in video sicuramente, ma a parte la battuta, mi fa venire in mente, ecco, proprio il romano piuttosto che il napoletano che va in costiera, ma il romano che va a riscoprire Gaeta, Sabaudia o la bassa Maremma, mi dà quell'impressione, cioè come le gite degli anni 60. Io ricordo che me le raccontavano, perché io, a differenza vostra, i Lagrimotti prima ce ne avevo pochi, perché io sono molto più giovane di voi, quindi alcune cose ovviamente mi sfuggono, alcune dinamiche, cioè quei nomi. La mano parte da sola. Quindi ecco, mi raccontava papà che c'erano queste gite fuori porta, si partiva con le 500, con le 127, tutti belli con i tavolini, non fate così però, adesso prenotate un bel albergo nelle agenzie, prenotate qualche bel appartamento nelle agenzie, però ecco, l'idea, se mi chiedi quello che mi faceva venire in mente, tra le cose ripetibili sicuramente c'è questa impressione. Benissimo, Isabella. Ma è una cosa seria, io pensavo che era, mamma mia ragazzi, ho paura, adesso devo dire una cosa seria, cioè Stefano, la prima volta che ti vedo serio, cioè sta cosa non va bene. scherzo, allora a me cosa fa venire in mente? Mi fa venire in mente, la prima cosa è che il mondo è meraviglioso, perché è bellissimo, io ho avuto anche la fortuna della vita veramente di viaggiare tanto, e quando ho tempo viaggio, ma viaggi belli, cioè tipo il mese in Australia, 3 settimane in Brasile, cioè veramente zaino in spalla, sono sempre stata quel tipo di viaggiatrice. Però noi abbiamo un patrimonio, sembrerà retorica o banalità, ma l'Italia è probabilmente il paese più bello del mondo. Ma perché? Perché tu vai hai una varietà. Adesso vivo in Puglia, arrivo al concetto. Io vivo in Puglia e dove vivo io sono a 8 km dal mare, quindi sono 8 km dalla riserva marina di Torre Guaceto, sono in zona Ostuni, che è la riserva marina più grande d'Europa. E sono a 20 km dalla Valle d'Itria, che è un paesaggio completamente diverso, quindi ulivi, trulli, posti meravigliosi come Cisternino, dove c'è un vino pazzesco. Quindi vado dal mare a un tour di enogastronomia. La carne di Cisternino. Io da Umbra, come arrivo in Puglia, mi viene detto: ma sai, qui la carne, gli insaccati, il capocollo di Cisternino, cioè ragazzi, Norcia, ma di cosa mi parli? Ti parlo di una cosa meravigliosa. Quindi quella canzone così gioiosa, scherzosa, se vuoi anche, no, con un video particolare, però mi fa venire in mente che noi italiani
valutiamo proprio noi poco noi stessi e il nostro paese. Abbiamo l'opportunità in questa situazione di rivalutarlo a 360 gradi e di riprenderci un po' d'orgoglio di paese. Non so, cioè, sono andata un po' oltre, no? Perché poi magari Geax voleva essere più scansonato, però secondo me ci sono anche degli spunti di questo genere, quindi siamo contenti di voler riscoprire l'Italia e facciamoci consigliare dalla gente di viaggio. Non andiamo così perché abbiamo sentito l'amico, il parente, facciamoci consigliare da un'agenzia, da un professionista, perché le vacanze sono importanti e il professionista sicuramente ci sa consigliare cosa è meglio per noi. Vabbè. Ho sentito il mio nome? Sì. No, scusate, perché c'era Giorgio che parlava. Mi segnalava qualcosa. Allora, io velocemente voglio fare un piccolo passaggio. Allora, ritorno un po', no, al format di questa bellissima trasmissione: musica, parole, racconti di viaggio. La musica è passione, la musica è adrenalina, la musica è emozioni. Le parole sono le stesse che possono caratterizzano, per chi sa fare il proprio mestiere, anche le vacanze. E poi i racconti di viaggio sono quello che diceva Isabella, è portare l'esperienza e fare anche una vendita corretta in agenzia, ma come dicevo prima, non tutti siamo uguali e ci sono dei professionisti che hanno investito tantissimo tempo e anche denaro nei vari educational a cui hanno partecipato nel corso degli anni nel nostro mondo del turismo, quindi hanno anche noi investito e quindi è giusto che siano, ribadisco ancora una volta, differenziati rispetto agli altri. Però io la voglio mettere anche a questo punto un po' su una sorta di gioco, no? Allora, se io dovessi chiedere a Stefano, facciamo una sorta di trasmissione, no? Stefano, allora, blambling blong, allora il tuo Montepremi, scusami Antonio, non è che chiami Carabinieri o la protezione civile. Allora Antonio, metti la cuffia, Stefano, mettete la cuffia. Allora, se vi dico sei parole: sport, emozioni, adrenalina, bambini, la so, aspettate, e non hai sentito l'ultima, coccole e relax. Qual è? Sono due parole, gruppo? Mantur. Nicolaus. Ah, cioè, io avrei detto Stefano, mi aspettavo che tirassi fuori di tutto, vedi, in quel momento. Già stanno riprendendo Stefano che sta leggendo che doveva dire Nicolò se non va più. No, ragazzi, scherzavo. Però la rifacciamo, non siamo in diretta. Siamo in diretta. È bellissimo. Comunque, ripeto, concludo dopo questo gioco che la numerica dei nostri villaggi saranno 26 in Italia. Come segnalava prima Isabella, appena riaprirà il medio raggio e il lungo raggio, arriveremo a una numerica importantissima, per cui affidarsi ad un'agenzia Diamond come Luma Viaggio, un partner come lo è anche Stefano, ma un'agenzia Diamond vuol dire anche accedere alle migliori opportunità presenti sul mercato. Questo è importante che lo sappiano i nostri ascoltatori, perché i Rolex non si possono trovare su tutti gli scaffali. I Rolex non solo vanno venduti, ma va consigliato anche il Rolex migliore per quel target di clientela. E quindi noi siamo onorati, Isabella ed io, oggi di essere ospiti qui con voi, perché vogliamo sempre di più dare visibilità a un grandissimo professionista come Antonio, che ha sui suoi scaffali il prodotto del nostro gruppo. Quindi deve solo scegliere quale Rolex dare a quale cliente. Però ti ringrazio di queste parole. Veramente, io vado un po' sul facente invece su questa risposta. Guarda, dai, sì, occorre. Nella testa, quando c'è stata questa immagine, ho messo insieme, ok, alcuni concetti. Da una parte, l'ostia, la romanità, ok. Poi ho parlato della napoletanità nella mia testa, mi si è inserita. E sono andato nella toscanità, perché nella testa mi è venuta un'immagine. L'immagine di Sapore di Mare, Monte dei Marmi, la famosa famiglia che arriva sotto l'ombrellone con la frittata di pasta, con tutto.
cioè ritornare alla tradizione veramente di come vivere le vacanze è qualcosa di stratosferico, capito? Cioè bello, bello di Pacciarotti, capito? Come il film di, come il famoso comico Battista, il famoso sketch che raccontava, dove raccontava che lo zio, capito, arrivava e si mangiava, capito, le 20 cotolette, capito? E poi diceva la zia che aveva la bocca un po' impastata, capito? Gli dai un'altra cotoletta, cioè da questo il tempo di una volta, le immagini di un tempo passato che noi dovremmo riscoprire con questo, anche se, ripeto, e lo dico proprio col cuore in mano, il mondo è bello, riapriamolo subito. Questo è il vero tag che deve uscire. Riapriamolo, non è inutile, è inutile riaprire solo l'Italia se non riapriamo il mondo. Questa è la verità. Abbiamo posti da vedere, abbiamo posti, permettetemi, rari. Quindi, per parafrasare un altro marchio Nicolaus, abbiamo posti rari da vedere, rari da scoprire, culture nuove da vedere. Mi dispiace, è vero, noi non conosciamo bene l'Italia, perché se noi facciamo 100 domande in giro, la gente a 100 persone differenti sull'Italia, molti risponderanno a cavolo, come si dice sempre. Però ormai è 2 anni che ci avete tenuto ai gabbio. Ora vogliamo rivedere. Allora, io andrei verso la conclusione, perché in effetti la nostra trasmissione quest'oggi è durata un po' più del solito, ma serviva. Andiamo. Altra domanda faccetta, andiamo. Ultimo brano, in riferimento alle strutture italiane. Okay, perché le strutture straniere sono sempre, sai, no? Capite, io ho detto riapriamo, non mi fa strutture italiane, proprio a cocco le pimpa. No, nel senso, oggi vedi qui sotto c'è scritto parliamo di vacanze al mare. No, okay. Io mi si è bloccato, mi si è frizzata, capito? Vacanze al mare, stacca con il gruppo Nicolaus. Partiamo da te. Aspetta, lo devo vedere meglio. Partiamo da te chiudiamo con i nostri ospiti. Paradiso Beach, Palazzo Renzi. Allora, in quel caso io vorrei parlare di una cosa particolare. Questa volta però io mi fermo, perché do la parola a queste persone qui che ci abbiamo davanti. Ma le Maldive, Valtura le Maldive, perché stanno, adesso lo tiro fuori io, vada in sovraimpressione l'immagine delle Maldive Valtura, anche perché io e Stefano educational, che cos'è una educational? Andiamo! A voi la parola. Allora, Maldive Valtour. Maldive Valtour, ci saranno delle novità. Questo te lo posso dire. Ci saranno delle novità. E belle, però il direttore prodotto mi ha detto che se spoilero mi sega le mani. Però, allora, come dicevamo prima, ovviamente il nostro gruppo è Mare Italia, l'ha detto benissimo Alberto, e estero, perché con appunto Valtour e con il marchio turchese noi gli italiani li portiamo all'estero e li portiamo sia nel medio che nel lungo raggio, con prodotti di altissimo livello. Mar Rosso. Allora, in Egitto, ragazzi, con Valtour abbiamo 3 prodotti, tra l'altro uno nuovo che è il Laguna Vista, che voi conoscete benissimo, a Sharm, nella zona di Nabuk, che è completamente ristrutturato. È non è Laguna Grande, è quello sul mare. Cioè, sono arrivate le ultime foto scattate 3 settimane fa, cioè è un albergo spazio bellissimo, bellissimo. Quindi su Sharm abbiamo, vuoi la barriera vicina, vuoi fare 2 metri e essere, no, sulla barriera, benissimo, te ne vai a Reef Oasis Blue Bay, che sei nella zona di Sharks Bay, eccetera, eccetera. Invece no, sei una famiglia, c'hai il bambino, vuoi la lagunetta, non ti interessa il reef, lo fai in escursione, hai Laguna Vista, quindi perfetto.
Marsalam, Marsalam pure, cioè il prodotto eccezionale. E attenzione, attenzione, noi non abbiamo ancora lanciato Turchese sull'Egitto, e lì ce ne saranno delle belle. Però purtroppo, no, nel senso Egitto e tutto il resto. No, quindi... no, Stefano, stiamo stimolandoli, non ci dicono dove ci portano le Maldive. Ma guarda che... No, però vi diciamo, che vi portiamo da un'altra parte presto. Io ci provo, capito? Antonio, prepara la valigia, prepara la valigia, ti dico. Prepara la valigia. No, perché no, a breve vogliamo i fatti. Aspetta. Antonio, fatti, no. Antonio, falla finire, che stava a dire. Falla finire, che stava a dire una cosa interessante. Antonio, vabbè, è superante, Stefano. Antonio, voglio, è superante. Vabbè, mi segnalava Giorgio che aveva sentito che eravamo in chiusura, perché se dobbiamo parlare no, di un fatti. E allora restiamo così oggi pomeriggio alle. Beh, tempo qualche giorno e riceverete però inviti. Non fate come solito vostro, agenti di viaggio, che poi uno manda l'invito a Stefano Beach Club e finisce a Pippo Cluto e Paperino. No, amici. No, da me finisce solo da Costantini, e se per parlare. Bravo! Costantini è anche superiore nella considerazione, quindi no, se poi... io c'era anche lui. Chissà, sai cosa succede? Ah, mi piacerebbe vedere quel villaggio, però purtroppo c'ho un battesimo, oppure c'ho una cresima, no. Stai tranquillo, Alberto. Il nostro conduttore Stefano prepara il pollo. Pronto, sta riposo. Stefano prepara tutto. Noi portiamo la televisione questa volta portiamo la televisione, che verrà tutto immortalato. Fantastico, e ne avrai da immortalare, perché vi portiamo in un posto straordinario. In Italia però, ragazzi, cioè, al momento, se no, tampone. Posso lanciare un'idea? Vai, Giorgio. No, io sono Alberto, Giorgio sta lì sul divano, vedete anche il peluche, se è buono. Allora, perché non lanciamo, visto questa bella iniziativa che ci ha dato questa grandissima e bella opportunità, proprio una chicca. Antonio, lanciamo questa bella diretta anche magari in occasione del Ferragosto con i clienti di Criluma nei villaggi Nicolaus Valtura. Al 100% possiamo fare una cosa veramente diversa. Questa è un'idea che mi è venuta adesso, proprio di intervistare i clienti della Criluma nei nostri villaggi. Ovviamente noi abbiamo uno staff anche di assistenza, per cui possiamo intercettare i tuoi clienti, siano magari in Sardegna, dovunque, o al barone di mare, perché non abbiamo parlato al barone di mare. Però ma anche noi abbiamo fatto vedere tante immagini in sottofondo mentre noi stiamo chiacchierando dei vari club. Il barone di mare è stratosferico, ma il gabbiano, il Nicola il gabbiano Scrivo, Mariano di gabbiano. Pulzano, il gabbiano Mariano di Pulzano, stiamo parlando, ecco, quindi potrebbe essere Rosa Marina, andiamo avanti, l'ozium, vi do una chicca, il tempo stringe, cari agenti, che ancora non lo sa nessuno, ma il nostro Nicolaus Club Giurlita, che è un prodotto di proprietà, perché si parlava di gabbiano, si parlava di Puglia, di barone di mare, prodotto eccezionale, in questo momento sta vedendo dei lavori di sistemazione delle camere, con la modifica degli arredi, la modifica delle televisioni, quindi non c'erano i tempi, diciamo, per fare i lavori che avevamo pensato di ristrutturazione, quindi di metterlo come camera a livello del gabbiano, ma gli ospiti che arriveranno quest'estate alla Giurlita lo troveranno le camere completamente rinfrescate, quindi parliamo di una chicca in pieno e vero Salento. E quindi l'impegno da parte di Isabella Candelora è questo: diretta, musica, parole, racconti di viaggio quest'estate da un villaggio Baldur. Assolutamente sì. Bravo, ci siamo. No, ci siamo. Ci siamo. Noi, quando ce la combatte, combattiamo. Siamo pronti. Oh, bene, è stata una bellissima puntata quest'oggi. Io ringrazio personalmente sia Alberto che Giorgio
perché erano presenti tutte e due e si sono immedesimati nella stessa persona, veramente per la cortesia. Grazie a voi. Ringrazio Stefano Massari perché è il mio compagno di viaggio su questa avventura ormai da un anno e mezzo, che intratteniamo i nostri tanti follower e tanti ospiti. Ma un bacio enorme, veramente un ringraziamento sentito a Isabella Candeloro, perché ci ha accompagnato sempre, sia come network, come responsabile, prima come Valtour, poi come responsabile network e adesso come responsabile TO in questa nostra vacanza. E vi ricordo, amici, il mondo è bello. La classe non è acqua. Tutto. Come sapete, noi vogliamo tornare, e noi vogliamo tornare a viaggiare. E soprattutto, oh, c'è Murillo! E terminiamo, ragazzi, alla settimana prossima. Ciao, grazie Antonio, grazie Stefano, grazie Edoardo. Tutti.